Ciao ragazze, oggi volevo parlarvi delle sopracciglia. Siccome ho avuto molte domande su come faccio a farmi le sopracciglia, come faccio ad averle, come faccio ad ottenere ecco, la forma ad ali di gabbiano, tutto molettino. E niente, io sinceramente non sono molto brava con le sopracciglia, ovvero è passato molto tempo prima che io arrivassi ecco ad averle così, anche perché i peli delle mie sopracciglia innanzitutto sono ondulati e già così non riuscivo proprio a capire in che verso fossero, dove strappare, quali strappare e niente. Prima di tutto dovete comunque considerare, tener conto della forma naturale delle vostre sopracciglia, quindi se le avete perfettamente tonde, io non vi consiglio di cambiare ecco la loro forma, ma semplicemente di tenerle pulite, tenerle a posto. Questo sembra un dettaglio, però tenere a posto le sopracciglia, curarle, può cambiare veramente il vostro sguardo. Se avete delle sopracciglia con qualche peletto, comunque danno quel senso ecco no, di sporco, ecco di disordinato, tende a dare un effetto più cupo al vostro sguardo, mentre se avete le sopracciglia curate, perfette, pettinate, cioè credetemi, avrete uno sguardo, più aperto, più luminoso, cambia anche proprio la fisionomia del viso. E niente, questo è il primo consiglio che vi do, quindi tenerle comunque curate, di qualsiasi forma esse siano. Adesso, per avere le sopracciglia ad ali di gabbiano, allora, innanzitutto vi posso dire una cosa, le sopracciglia perfette non sono per forza ad ali di gabbiano, però devono seguire principalmente tre criteri. Quali sono? Allora, prendiamo una stecchetta, quello che volete, e dovete fare questo calcolo. Innanzitutto dovete controllare se dal condotto lacrimale tiriamo una linea verso l'alto, questo è il punto dove devono iniziare le nostre sopracciglia. Vedete? E ci siamo, insomma. Poi dobbiamo vedere, per quanto riguarda, diciamo, per individuare il punto più alto delle nostre sopracciglia dove deve essere, calcoliamo la fine della nostra pupilla, guardiamo dritti, poggiamo il pennello sulla fine del naso, la fine della nostra pupilla andrà qui, che è appunto la parte più alta che deve avere il vostro sopracciglio. Mentre la parte finale non dobbiamo fare altro che tirare una linea dalla fine del naso alla fine del vostro occhio. Vedete, a me manca qualche peletto in questo caso. Allora, seguite queste tre regole per avere comunque delle sopracciglia fatte nella maniera giusta, ecco. Adesso, per quanto riguarda la forma, per aiutarvi ecco, a fare questa forma, se non siete pratiche, io vi consiglio di andare o dall'estetista, un estetista di fiducia, che magari un paio di volte che vi fa questa forma, voi non dovete far altro che andarle a pulire, poi con il passare del tempo avrete comunque questo tipo di forma. Altrimenti in commercio potete trovare delle mascherine per sopracciglia. Cosa sono? Sono una specie di stencil, proprio stencil, una mascherina con la forma così appunto da Lady Gabbiano, ritagliata in pratica, dove voi poggiate questa mascherina sul sopracciglio, andate a colorare la parte appunto vuota, che è fatta da ali di gabbiano, la posizionate dove volete, la andate a disegnare. Dopo, quando togliete la mascherina, naturalmente cosa dovete fare? Dovete togliere i peletti che non sono colorati, quelli al di fuori del disegno. In questo modo, piano piano, che voi farete ecco, questa depilazione, se così vogliamo chiamarla, piano piano avrete la forma che ha la mascherina, quindi una forma più vicina ad ali di gabbiano.
Questo ragazzo è quello che vi posso dire. Le mascherine le potete trovare comunque nelle profumerie. Adesso sinceramente non lo so perché io non le uso. Non tutte le profumerie ce l'hanno. So che un paio di tempo fa le avevano da Sephora. Costavano un bel po', però mi pare sui 38 euro. Però penso ci fossero anche altri strumentini come pennello, cose varie. Comunque, in qualsiasi profumeria potrete trovarlo, penso solo le mascherine non dovrebbero costare, poi chissà quanto alla fine sono pezzetti di carta, quindi magari ecco, se voi le volete comprare e andate a cercarle, le trovate, mettete sotto questo video magari in quale città l'avete trovate, se qualcuno con le cercava sa dove andarle a comprare. Niente ragazze, vi faccio vedere adesso come curo io le mie sopracciglia, nel senso, allora, innanzitutto comunque io ormai ho questa forma, non devo far altro che andarle a pulire, però non so se notate che non sono come i miei video, come ve le faccio vedere negli altri miei video, perché io cosa faccio? Siccome, vi ripeto, sono mosse come sopracciglia, poi si piegano, non lo so, sono brutte, insomma, le vado a definire con una matita. Con una matita appunto per sopracciglia, di solito hanno questo pettinino appunto incorporato. La matita deve essere dello stesso tono dei vostri capelli, però se avete invece i capelli neri io ve lo consiglio di un pochino più chiaro, perché tende, diciamo, a scurire troppo, a marcare troppo il viso, cioè a indurire i tratti. Quindi io comunque utilizzerò questa che è molto simile al mio colore di capelli, è della Pupa. Non vi so dire il numero perché è quasi finita, no? Infatti non c'è più. Quando la ricomprerò vi dirò comunque che numero era. E cosa ho da fare? Vado fare dei piccoli tratti all'interno della mia forma per andarle a definire. Posso, ecco, aiutarmi con questa matita per ridefinire questo angolino qui. Ok, dopodiché prendo un pettinino, utilizzerò al momento questo qui. Ok, io le pettino in questo modo. Allora, si dovrebbero pettinare verso l'alto. Ok, in questo modo. Questa tecnica serve anche per, diciamo, andare a coprire eventuali buchi, perché non tutti hanno le sopracciglia perfettamente riempite, ma hanno dei piccoli buchi. Io anche, vi faccio vedere la differenza. Molto, molto meglio, direi così. Potete anche, dopo che avete passato la matita, prendere o del mascara trasparente per fissarle, o altrimenti prendete questo pettinino che lo trovate comunque in tutti i set di pennelli o comunque uno scovolino del mascara pulito, mettete sopra o del gel o della lacca e andate a pettinarle. Vanno pettinate sempre verso l'alto. In teoria dovrebbero essere pettinate verso l'alto, però ecco, dovete anche seguire l'andatura delle vostre sopracciglia. Io in questo caso metterò questo mascara trasparente, è della Essence Lash and Brown. Questo è ormai diventato beige perché a forza di passarlo sulla matita marrone è diventato di questo colore. Comunque, e lo passiamo così. Ok, non so, a me sono gusti, però a me piace di più il sopracciglio definito. Comunque, potete vedere che è un definito molto naturale, non sembra per niente comunque ritoccato con la matita. E niente, ragazzi, questo era tutto quello che vi potevo dire sulle sopracciglia, tutto quello che so, insomma, per il momento. E niente, se qualcuno trova le mascherine, scrivetemelo, ditemelo come vi siete trovati. Niente, spero che questo video vi sia stato utile. Un bacio, ciao!